tengono banco a Battipaglia le vertenze lavorative della Treofan e di Alba. Una novità positiva potrebbe esserci per la Treofan. Infatti, come riportato dal quotidiano La Città, pare che Antonio Foresti, patron della Ecoplastic, colosso nella produzione di contenitori di plastica, sarebbe disposto a rilevare la Treofan dalla Jindal. Invece, per la questione della liquidazione di Alba si attende il Consiglio Comunale di domani sera, nel mentre i lavoratori con i sindacati hanno confermato il presidio sotto il Comune a partire da domani alle 17. Nella pubblica assise si discuterà di dismissione e liquidazione della controllata Alba, dunque disattese le proposte sindacali dello scorso 30 gennaio dopo la riunione nella quale si parlò di un emendamento alla delibera con una ricapitalizzazione. Nella pubblica assise si discuterà di dismissione e liquidazione della controllata Alba. Dunque disattese le proposte sindacali dello scorso 30 gennaio dopo la riunione nella quale si parlò di un emendamento alla delibera con una ricapitalizzazione di 500.000 euro. Tutto però può accadere, magari, come detto appunto 7 dalla sindacalista Venosi, domani il Consiglio potrebbe andare deserto e se ne discuterà il 12 febbraio.